Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno il feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 22esimo episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, prima di iniziare sappiate che sto morendo perché c'ho un mal di gola della madonna. Quindi se urlerò di meno in questi video è perché altrimenti vi svengo qua in live che manco Dante Alighieri nei canti dell'inferno. Comunque vi invito come al solito prima di iniziare a sostenere la serie con un bel mi piace, un'iscrizione al canale e un commento rispondendo alla domanda del giorno, oltre che gli altri commenti. Ho dei capelli di merda, mi sono appena fatto la doccia, devo muovermi a registrare perché fuori la luce sta scomparendo. Nello scorso episodio siamo arrivati in questa città, abbiamo fatto cose bruttissime, entriamo in palestra. Molto veloce questa intro. Ok, eccoci qua. Allora, io mi auguro fortemente che la palestra non sia a livelli di Gesù Cristo sulla croce, perché ho letto Mega Evolution, devo bestemmiare la madonna. Va bene così, allora vai ombrellina, affrontami. Forza e coraggio, Rufflet. Spero di far uscire questo video martedì ragazzi, perché altrimenti sarebbe un casino. Nel senso che boh, lo sto registrando alle 5.50 di lunedì e devo tipo andare sui vari Discord, Skype per organizzare le robe del Games Week con la gentaglia bruttissima. Vi invito a scommettere nei commenti chi ci sarà al Games Week. Vi voglio. How does it feel to be about to lose to someone younger than you? Ma tu ma... Oh, a parte che se sei younger than me ti scopo la mamma, nel senso. E non solo lei, tra l'altro. Oh, Crunch, perfetto. Qua, Tia, ti voglio nei commenti. Io mi devo ricordare che quando c'è Weezing in campo devo cominciare a prendere i santini, porco Diaz. A prendere i santini. Ah, tra l'altro chiedo scusa per le bestemmie non censurate dell'episodio 20. Che potrebbero... Oh, critical. Dicevo che potrebbero riproporsi se mi schiattasse Felix, ma per fortuna non è schiattato. Tu, signor gioco, lei perché sta laggando? Me lo deve spiegare. Allora, c'è una cartella aperta a caso. La chiudiamo. Iron Tail, fermi. Beh, al posto di Taunt, che tanto non lo uso mai, raga. Ok, perfetto. Livello 56, vita molto bassa. Possiamo proseguire. In questo episodio non conto di fare altro oltre alla palestra, anche perché penso che ci metteremo abbastanza ad affrontare tutti gli allenatori. Che già c'ho il terrore di essere sottolivellato. Io non so cosa sto facendo. Cos'è? Una rare candy, così, dal nulla, in una palestra. Cioè, giustamente, chiaro, no? Allora, fermi tutti, voglio capire un attimo come funziona sta palestra perché evidentemente non l'ho capito. Allora, mi sa che devo andare da questa parte, non vorrei dire. Breloom, perfetto, madonna raga, i ricordi di Breloom. Vediamo chi è coglione a usare full play contro il Pokémon sbagliato. Dicevo, vediamo ragazzi. Ah, ok, questo... No! Cazzo, 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 che coglione! Che puttanata che ho fatto, non ci ho pensato. Merda. Raga, vi giuro, non ci ho riflettuto che con Sky Uppercut mi colpiva. Non ci credo, figa, se c'ho il tumore al pancreas, c'ho il tumore al pancreas. Errore mio, qua lo ammetto, grave errore mio, chiedo scusa. Chiedo scusa anche a Cyrus che è morto. Allora, fermi. Torniamo indietro perché, raga, sta palestra qua io sinceramente non mi fido a farla senza Pokémon. Quindi adesso andiamo subito a prendere un sostituto. Che ne dite? Allora, depositiamo il buon Cyrus. Il death count, se non sbaglio, sale tipo a 9, una roba del genere. Allora, interessante. Chi altro ho di livello decente? O Crustle o Delphox. Pigliamo Crustle, va così, out of nowhere. Che è anche a livello 56. Caro Cyrus, mi dispiace. Ah sì, tra l'altro non ho dato un soprannome a Crustle. Non lo so. Magari lo trovate in sidebar. Anche se non è nominato così. E non so neanche... Ah no, l'ho chiamato Carla, è vero, Carla. Perfetto, vai, questo soprannome qua, raga, diventerà storia. Hashtag Carla, devi darla nei commenti, per piacere. Questo hashtag qua sarà uno dei più belli dell'intera piattaforma, io ve lo dico. Siamo a 4 minuti e 14, abbiamo già totalizzato una morte e non stiamo assolutamente sbagliando strada. Che cosa ce lo fa pensare? Allora, andiamo da questa parte. Olè, perfetto, entriamo qui dentro. Che suona molto male dopo aver fatto quella battuta su Carla, ma questi sono altri discorsi.
Ok, sì, ce l'ho fatta. Devo passare di qua, secondo me. Ok, perfetto. Skiploom, il Pokémon che odio più di... Rock Breaker, che cazzo è? Ah, Devastomasso? Direi Devastomasso, a giudicare dalla potenza cattiva. Ok, perfetto. Lucario. Ok. Ho paura di Lucario. Io spero che non sia Mega. Ok, Calm Mind con Eruption dovresti morire. Tanto... No, è speciale Eruption. Vabbè, muore lo stesso. Va bene così, raga. Non ci poniamo più il problema. Dovrebbe essere speciale, se non sbaglio, Eruption. Non vorrei dire una cavolata. Perché, sinceramente... Oddio, forse è fi... Boh, non lo so. Cioè, più che altro non ricordo. Vediamo un po'. Sì, speciale. Ok, perfetto, ci avevo preso. Allora, vediamo un po'. Cerchiamo di proseguire. Intanto tengo davanti Crustle, raga, giusto per provarlo. Perché non è detto che sia il membro ufficiale del team. Però per il momento, siccome ci serve abbastanza. Gesù Cristo nella stanza. Ho sbagliato strada. Mannaggia Calimero. Mannaggia Calimero. Allora, io non so letteralmente dove io debba andare. Allora, questa strada qua è abbastanza inutile. Ok. Ah, aspetta, eccolo qua, perfetto. Beccato. Oh, che minchia, che palestra, signori. The fairy type is the strongest around. No, 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 il tipo folletto non è assolutamente il più forte. Poi, soprattutto, se come tipo folletto tu mi intendi un Oddish. Guarda, te lo assicuro. Come è super efficace, Moon. Voi avete sentito. Io non commento. Io non commento. Va bene così. A noi va bene anche così. Ok, mi sa che siamo arrivati dal capo palestra, che è proprio lì. Che bello che sei. Io ho paura, mi sto facendo la cacca nei pantaloni. Allora, mettiamo davanti, non lo so, un Pokémon di cui mi fido. Max, vai benissimo, vai. Ok, siamo 6 Pokémon e mi sto facendo veramente la cacca addosso. Well, if it isn't creepy. Beh, se questo non è creepy. Mi ricordi? Ero a Untouched City, circa. Sono io, Harmony. Abbiamo combattuto il culto della perfezione insieme. Scusa, sono... Come si dice in italiano? Non si dice ho digressato. Beh, sono uscito fuori tema. Io dirigo la palestra di Sonata City. Sono specializzata in tipi normali e in tipi fata. Ci scommetto qua la mia partner, che non ha nemmeno un Pokémon di tipo normale e nemmeno un Pokémon di tipo fata. Ah, è vero che la team è bellissima di Kirby Palestra. Bidoof. Dio Cristo. Ci ho perso la partner. Bella così. Almeno la gente non potrà dirmi che sono un bastardo venduto. Tra l'altro, raga, Bidoof come veramente. Cioè, così si gioca a Pokémons. Vai, Furres. Io non mi devo far pigliare per il culo da un Bidoof. Non mi devo far pigliare per il culo da un Bidoof. Eruption! Earthquake! Cristo no, Madonna! No, no, no! Sì, sì, no! Eruption toglie 2 PS. Dio. Fermi, 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 fermi. Forse Armin è il più indicato. Earthquake, reggilo, 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 ok. Iron Head! Cazzo, minchia, se critti. No, perché? Cazzo di tipo acciaio, non di tipo... Merda, merda. Ok, calma, 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 calma. Sto avendo dei problemi a livello psicologico. Oh, tu... Oddio, tu sei di tipo coleottero, in teoria. Minchia, che bella difesa che c'hai, zio. Minchia, che bella difesa che c'hai, zio. C'hai delle mosse per buttarlo giù, no? Tu quante difese hai? No! No, 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 mi scliccato. Ve lo giuro, mi scliccato, ve lo giuro. Cazzo, sto coso è velocissimo, Dio Bono. È velocissimo sto coso, fermi. Lui c'ha delle belle difese. C'ha le stesse difese di Kingdra, praticamente. Merda. Raga, devo rischiarla. Devo rischiarla. Ma c'ho submission. Oddio. 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 Oddio, cosa ho visto? C'hai un tumore al cervello. Raga, cosa ho visto? Che Pokémon è questo? Non me lo ricordo. Cos'è appena, Dio Cristo, successo? Non ci voglio credere.
Ovviamente lo curo adesso, Max. Ma raga, cosa ho visto? Mi ha letteralmente graziato. Mi ha letteralmente graziato. Ma proprio in maniera letterale. Cioè, poteva seccarmi. Probabilmente avrebbe vinto la battaglia. Oh Gesù. Abomasnow, questo è mega. Però proprio perché è mega, forse posso... Dio buono. Forse posso giocarmela con una bella eruption. Ah no, Ice Shard, forse non è mega. Merda, se non è mega è un problema. Vai giù. No, perché mi ha fatto male con Ice Shard, merda. Cazzo. Allora, fermi. Curiamoci, raga. Non voglio più perdere Pokémon perché già ho perso Cyrus in maniera abominevole. Avete capito perché è Abomasnow, quindi abominevole. Io devo fare battute pure in queste situazioni, non mi interessa. Ok, ultima eruption. Merda. Allora, ti prego, vai giù. Sì, Max. Così ti voglio, cazzo. Axelgore. Anche qua Max non sarebbe niente male. Però anche Carla non dovrebbe fare la sua brutta figura. Cioè, non dovrebbe fare brutta figura. Oddio, ho confuso le espressioni, che bella cosa. Oh, Rockbreaker. U-turn, bastardo. Dai, mandami in campo quello sbagliato. Merda, questa è la sua mega. Vai giù, ho bisogno che tu vada giù. Ok, minchia, se me la sono giocata bene sta mega. Godo come un muflone, sì. Ok, qua mi fa U-turn e mi devo ricaricare. Adesso dovresti andare giù in teoria. Ok. Ok, raga, ce l'ho fatta. Oh. Ho perso, incredibile. Ritornando a quando ti ho incontrato la prima volta, ho avuto il presentimento che tu mi avresti battuto un giorno. Suppongo che la previsione fosse giusta. Otteniamo la Paragon Badge, che sembra tipo una regione della Spagna. Dazzling Gleam, MT100, figo, non sape... Tu? Chi sei? Cioè, nel senso chi sei, però... il mio nome è Nora, Oh, cazzo. Ah, ok, allora, è saltata la corrente all'ospedale? È impossibile, il sistema è protetto. Non può fallire così. A meno che non ci sia stato un sabotaggio. Gesù, bambino. Questi saranno i culti di merda. Ok, visto che abbiamo tempo, facciamo anche sta cosa, raga. A sto punto non vedo why not. Cioè, nel senso, non vedo why not, è la più bella frase di sempre. Comunque, nulla. Carla si è dimostrata molto utile e penso che a sto punto potrei tenerla in squadra. E il soprannome non glielo cambio, raga, perché hashtag Carla devi darla. E ormai, cioè, nel senso, ormai è diventato parte di noi. E voglio che anche voi la apprezziate. Nel mentre vi invito a lasciare un like per Carla, per l'appunto, che come vedete è molto suscettibile e vorrebbe i suoi like. Allora, vediamo di andare all'ospedale, che se non sbaglio dovrebbe essere su di qua. Allora, io non vorrei che ci sia qualche culto di merda che all'ospedale vuole pigliare qualcosa. Allora, entriamo un attimo. Ok. Ah, cazzo, è vero, c'è anche un piano sotto, è vero. Voi mi avete detto nei commenti, raga, che mi sono perso un piano sotto, che puntualmente è pieno di loro. Ah, ok, il culto della perfezione. Ancora voi? Venite dalla palestra di Sant'Acido, è vero? Sono contento di vederti di nuovo, Harmony. Anche te, Creepy. Nora. Anche voi, Creepy e Nora. Il mio nome è Tyne, se non ricordate. Faccio parte del culto della perfezione. Non vi preoccupate, non ci siamo dimenticati. Voi non avete... Ah, sì, rapito un bambino e provato a rapire Reshiram. No, picchiato un bambino, tipo slap vuol dire schiaffeggiato un bambino e provato a rapire Reshiram. Che per tutto il bene che voglia il bambino, forse è un po' più pericoloso rapire Reshiram, però... Questi sono altri discorsi. Tu, là dietro, non so che cosa tu stia facendo con la nostra energia. Power non è esattamente energia, è più... Cioè sì, energia... Corrente, con la corrente, ecco, non mi veniva in italiano. Con la nostra corrente, ma forse sarebbe il caso che tu spiegassi. Non ti preoccupare, Harmony. La corrente tornerà molto presto. Volevamo solo parlarvi, ecco tutto. Reukra, ma che cosa stai facendo? Voglio fare un patto con te, Harmony. Un patto? Con la risorsa di corrente dell'ospedale? Tu stai cercando di blackmail... Aspettate, stai cercando di ricattarmi con le vite delle persone... Aspettate. Ho come l'impressione... Che tipo, alcune persone siano tenute in vita per l'appunto da macchinari elettrici. E se va via la corrente... muoiono. Penso. Reukra, che cosa ti è successo? Tu eri molto più...
I have the power chord, che non è l'accordo della chitarra, che sarebbe tipo così. Non così, però più o meno avete capito. Smettili di parlare. Grazie. Esatto, sono... that's right, it's me, sono io. C'è voluto un po'. Non sono la persona che hai conosciuto tempo fa. Non sono più la persona che tu conobbi. Io sono il leader del culto della perfezione adesso. As for the why I'm here, I was trying to find you. Per quanto riguarda il motivo per il quale io sono qui, stavo cercando di cercarti. Stavo provando a cercarti. Gestisci l'ospedale qui, vero? Hai accesso a tutti i pazienti nell'edificio, se non sbaglio. Vogliamo entrare nella camera contenente il paziente Malde. È la camera di mio padre, Reukra. Non c'è possibilità che io vi faccia avvicinare a lui e voi lo sapete. Immaginavo che tu l'avresti detto. Abbiamo gli interessi di tuo padre molto a cuore, che tu ci creda o no. Sappiamo che lui è malato. Sappiamo quali sono le sue condizioni. Permettici di aiutarti. Possiamo ottenere quello che vogliamo entrambi qui. Io farò rimetterò la corrente. Io riattiverò la corrente come vuoi tu. Poi andremo nella stanza di Malde al piano superiore e lì possiamo parlare. Ok. E sia, muovetevi. Le persone, le vite delle persone sono legate alla corrente. Ok, perfetto, sì, era come sospettavo. Ok, perfetto, ora seguici. Tu eri diverso. Wow. Ah, ma c'è anche cazzo di scemo qua. Come si chiama? Damien, non l'avevo visto. Cosa? Chi è Malde? È ancora più importante. Come fa Harmony a conoscere il leader di un culto? No clue, tecnicamente è indizio, però qua ha un altro significato. Ok, sì, seguiamoli, è un'ottima idea. Via, seguiamoli, sì, non mi interessa nulla, anche perché probabilmente ci sarà una battaglia epica che finirà, spero per me bene, altrimenti malissimo. Ora, il top floor esattamente non so dove sia collocato spazio temporalmente, però suppongo tipo questa stanza centrale, mi puzza. No? Dove cazzo, che cosa? Qui no, questa è una vecchia sciura, perfetto, ci piace la cosa. Questo letto è vuoto. Comunque stanno molto bene in sta regione, questo ospedale qua non è mica pieno. Tu chi cazzo sei? Aspetta, non sarai mica lui. No. C'è un uomo qui addormentato, che bello, vero? Ole, allora, tu chi cazzo sei? Ok, no, cioè poi sto posto qua l'ho già sentito, suonata City. Che cancri maledetti. Ma il top floor dovrebbe essere questo effettivamente, cioè dove cazzo è il... tipo. Ok, sei impazzito? Non mi importa quanto io sia disperato. Non vi permetterò di iniettare con la forza delle sostanze chimiche all'interno del suo bloodstream. Dovrebbe essere, se non sbaglio, non mi viene in italiano, tipo sacca di sangue, se non, cioè non so, quella dei trapianti, se non sbaglio. Se non sbaglio, almeno. Non ha importanza se siamo amici. Non ti permetterò di toccare nessun altro paziente qui. Sei uno psicopatico, un cultista. Non c'è alcuna... no way è un'esclamazione che in italiano si tradurrebbe con... assolutamente no, tipo. E va bene, puoi farlo. Here's the veal. Che cazzo è here's the veal? La provetta, tipo, può darsi. Analyze it, analizzala. Fai qualunque cosa tu ti serva per convincerti che è sicura. Ok, forse lo farò. Sai perché vogliamo utilizzare tuo padre, Harmony? Malde era nei pressi durante l'incidente, l'original Delta incident in Owen. Cioè l'incidente originale Delta, non so come tradurlo. Dopo che Deoxys è stato sconfitto a Mos Deep City, le persone hanno iniziato a riportare degli strani stati febbrili, potremmo dire. Tutto alla fine si è risolto nel migliore dei modi. Ma i test hanno mostrato che il DNA di tutti quanti era un pochino contaminato, insomma. Non abbastanza per essere significante, ma abbastanza per essere notato se guardato molto da vicino. Ciò che voglio dire è che il corpo di Malde forse potrebbe non reagire ai virus nello stesso modo del nostro, in sostanza. E c'è un piccolo particolare che ho trovato interessante. Aspetta un attimo.
Questo è il Pokeras. Questo non è pericoloso. Lo sappiamo, l'abbiamo saputo per anni. Esattamente. Il Pokeras è un'infezione molto particolare. Aiuta i Pokémon. Sì, sappiamo cos'è il Pokeras, va bene. Ok, mutualismo, perfetto. Che in italiano non so se è mutualismo o comunque le mutazioni genetiche si parla. Ok, you are holding right now in a strain that specifically increases the AP stat. Ok, perfetto. Quello che tieni in mano aumenta il IPS in sostanza. Anche se il virus non affetta le persone. Non affetta, si dice, sì. Non affetta le persone ordinarie. Potrebbe essere utile per aiutare tuo padre. Aumentando i suoi HP, potrebbe curarlo. E addirittura allungare la sua aspettativa di vita. With some fine tuning, we might even discover a path to immortality. Potremmo addirittura scoprire un passaggio importante per l'immortalità. Che cosa stai cercando di. Che cosa ne dici, Harmony? Io. Questo è veramente. Questo è davvero semplicemente il Pokeras in una tubetta. Come sai che io non che tu non stia mentendo? Come sai che io non stia mentendo? Che tu non stia mentendo? Come so che io che ah! Come sai che tu non stai mentendo? Come so che tu non stai mentendo? Non lo sai, ce l'ho fatta. I owe you, Harmony. E nel nostro momento in questo momento i nostri interessi stanno per incrociarsi. Tu vuoi che tuo padre sia curato e questo potrebbe essere utile per le ricerche del culto. È semplicemente una transizione di business, si potrebbe dire. La vita di tuo padre, i nostri obiettivi. Non solo ciò, ma se tu lavorassi. Se funziona su di lui, potrebbe funzionare addirittura su di te. Hai ragione sulla roba riguardante il DNA. Me lo disse tanto tempo fa. Sono disperato abbastanza da provarci. Ma double cross me, Reucra. E io ti giuro. Sono contento di sentirlo. Double cross non saprei come tradurlo. Finiamo. Facciamola finita con tutto ciò allora. Ascolta. Ah, non gli piacciono le punture, quindi se ne va. Ok, perfetto. Davvero? E nella stanza con un cultista e ha paura delle punture. Comunque, ok, papà. Hang in there. Prendi questo, sì, tipo, prendi questo, è tradotto malissimo, però dettagli. 3, 2, 1 e fatto. Non penso che. Oddio! Oddio, sto male, si è svegliato veramente! Io pensavo che schiattasse. Sei sveglio? Tutto ok? Parla. Oh porco due. Che cosa sta succedendo? Non sono sicuro, ma assomiglia un pochino a Deoxys. Mi chiedo se ci sia qualche connessione. Avrebbe senso. Deoxys è un virus conosciuto per le sue statistiche. Forse il Pokeras è un'estensione di lui. Faresti meglio a riparare, a sistemare tutto ciò, Reuka. O io. Perlomeno è stato curato. Probabilmente vivrà molto più a lungo. Il problema è che il virus potrebbe aver impattato sulla sua mente in un qualche modo. Sembra che questo esperimento abbia bisogno di qualche accorgimento. Ma in ogni caso, dobbiamo stare tranquilli. Ah, dovrei tipo leggerlo così. Dobbiamo stare tranquilli. Forse finché non parleremo ad alta voce potremo. Grazie, Damian! Che idiota! Che cosa hai fatto? È colpa tua! Non è andata esattamente come avevo pianificato. Ma che scoperta che è stata! Breakthrough è scoperta! Se è davvero immortale adesso, sono sicuro che potremo trovare un modo per utilizzarlo. Senza i drawbacks. Non so cosa siano, forse effetti collaterali, forse. Non ti sei accorto che qualcuno è stato appena rapito? Ah, cazzo, è vero, è stato rapito. E riguardo mio padre, che cosa gli hai fatto?
Tuo padre sta bene, molto più che bene. Difatti è nelle condizioni più sane che abbia mai raggiunto. In quanto al ragazzo sono sicuro che stia bene. Potrebbe essere infetto, ma il poker as help, help up. Il poker as aiuta, not hinders, non peggiora, una roba del genere. Mio padre non l'avrebbe mai fatto. Non stava a lui a questo punto, cazzata. And now it's time for me to take my leave. I have an appointment to keep with a gym leader. I hope you appreciate this. Your father is immortal now, after all. Che figlio di troia. What a jerk. Che inculata. Molto family friendly. Ok, Damien. Ok, perfetto. Ascolta, Nora, giusto? Ti chiami così? Troveremo il tuo amico, te lo prometto. Vieni con me. Proveremo a capire dove l'ha portato Malde. Lo apprezzo davvero molto. Creepy, ci puoi aiutare anche tu se vuoi. Ma devi cercare di scoprire qualcosa. Potresti scoprire qualcosa di utile a Kepler City. Oddio, che figo, Keplero! Sono preoccupato che Reucra. Possa parlare con Anastasia. Il capo palestra là. Dove ha detto che ha un appuntamento. Ok, perfetto. Wow! A parte col titolo clickbait e la miniatura bellissima clickbait. Tipo, non so come farò, però figo. E wow, raga, che figata comunque. Gran figata. Wow. Vabbè, ragazzi, io direi che questo episodio può. Quanti boschi ci sono? Ah no, che trollata. Ok, nel prossimo episodio proseguiremo da quella parte. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività del canale e premete la campanella per ricevere i feed. Detto ciò, ragazzi, io vi. Ciao.